Un'equipe multidisciplinare specializzata in neuropsichiatria infantile e nei problemi familiari si è messa a disposizione del comune di Canicattini Bagni e di tutti gli altri aderenti all'area montana, creando un centro di ascolto per le famiglie ed in particolare si sta cercando di cogliere quelli che sono i segnali che possono allarmare, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti. Questo pomeriggio a Canicattini Bagni un convegno di approfondimento proprio per fare il focus su queste problematiche emergenti. Loris Vasile, che è uno dei responsabili della cooperativa, della società che gestisce questo servizio, ripetiamo, nella zona montana a titolo prettamente gratuito come centro di ascolto, ci spiega il perché di questo incontro aperto alla cittadinanza e come intercettare appunto questi segnali di cui si parla nel titolo del convegno. Sì, salve a tutti. Allora, il convegno, che poi alla fine è un corso di formazione e informazione e quindi divulgazione un po' delle dinamiche che vanno a entrare all'interno di tutte le dinamiche familiari, quindi non soltanto del comune di Canicattini ma di tutta la zona montana e anche comunque del distretto di 46 di Siracusa. L'obiettivo nasce dalle problematiche che stiamo andando a riscontrare attraverso la creazione di questo centro per le famiglie che racchiude un po' tutta la zona montana del distretto, ma in modo particolare del comune di Canicattini. Ci siamo accorti che le dinamiche, le difficoltà e tutte le varie richieste d'aiuto che vengono e pervengono all'interno del centro sono delle dinamiche che possono essere affrontate in diversi modi. Uno di questi modi l'abbiamo fatto attraverso questa sorta di divulgazione ad ampio raggio tramite questo convegno formativo e informativo. Lei in particolare è un mediatore familiare, quindi entra in quelle che sono le dinamiche oggi purtroppo anche sbagliate delle famiglie, cerca di creare un dialogo magari fra gli ex coniugi a favore soprattutto della prole in minore età. Sì, io rivesto il ruolo di vicepresidente dell'AMPE regionale, che è l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, e dell'AIMEF, Associazione Italiana Mediatori Familiari, di cui ne sono membro. Come mediatore familiare ci siamo accorti che le coppie, quando entrano in crisi, anziché rivolgersi o a un consulente familiare o anche a un mediatore che li possa aiutare nella scelta, nella decisione di intraprendere un percorso verso il ricongiungimento, verso comunque, perché no, la separazione, se l'amore finisce purtroppo si va incontro alla separazione, e è come se ci fosse un tabù, quindi di conseguenza le coppie restano incancrenite nelle loro dinamiche, nelle loro difficoltà, a lungo andare poi la coppia scoppia e lì ci ritroviamo con una famiglia disgregata dove al centro di questo malessere chi ci sta? I figli, nella maggior parte delle esperienze che vado incontro e che gestiamo, i figli sono utilizzati come sciabole di questa lotta contro gli ex coniugi. Un'altra esperienza fortissima che andiamo a rilevare e toccare con mano è attraverso l'esperienza di gestione del servizio spazio neutro e diritto di visita, di cui è dal 2011 che lo gestiamo presso il comune di Siracusa, ci accorgiamo che i figli sono strumentalizzati e utilizzati come delle vere e proprie armi contro l'altro e di cui i genitori non si accorgono nemmeno del danno che stanno arrecando presso i loro figli. Quali sono i sintomi, se possiamo così chiamarli, di questo disagio che poi manifestano magari tra i banchi di scuola i ragazzini? Beh, i disagi sono a 360 gradi, quello che andiamo a rilevare noi qui possono essere forme di autolesionismo, disturbo comportamentale, di cui la collega, poi la dottoressa Basile, ve ne parlerà in maniera più approfondita, ma può esserci anche un disturbo dell'attenzione, ci può essere un concentrare su di sé le attenzioni, di cui comunque le insegnanti, la scuola, da un lato non è formata a 360 gradi su questo tipo di dinamiche e dall'altro comunque, e qua qualsiasi dirigente lo può dire, mancano proprio di risorse, quindi hanno difficoltà nella gestione di questi soggetti. Purtroppo comunque la scuola, ecco perché nasce l'esigenza di
di questo convegno formativo e informativo che stiamo facendo a Canicattini, è per cercare di dare degli strumenti basilari agli insegnanti per osservare in maniera diversa rispetto a come sono abituati a osservare.